Rete, Acqua in Rete è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che vede un partenariato molto articolato e anche un'area molto molto vasta, un'area di intervento molto vasta. Ha avuto l'obiettivo di realizzare sia all'interno delle aree protette lombarde piemontese che in aree della provincia di Pavia degli interventi che erano già stati portati avanti in precedenti progetti e avevano avuto ottimi risultati e sono stati quindi anche esportati al di fuori dei confini dei parchi proprio per incrementare e favorire il capitale naturale anche in aree normalmente meno tutelate. Gli interventi del progetto Rete si sono sviluppati in senso longitudinale in aree tutelate dal Parco Lombardo della Valle del Ticino e dal Parco Piemontese. E invece poi questi interventi si sono ampliati in senso più trasversale interessando la zona di protezione speciale Risaia di Lomellina gestita dalla provincia di Pavia, il bosco WWF di Vanzago, il Plis Alto Milanese e in alcune aree esterne al parco del Ticino Piemontese però ricomprese all'interno della riserva MAB Ticino Valgrande Verbano che interessano le colline novaresi. Gli interventi del progetto Rete che hanno appunto avuto come tema conduttore l'acqua sono stati realizzati sia in ambienti forestali che in ambienti agricoli particolarmente diversificati, quindi agroecosistemi, favorendo pratiche agricole come le marcite, le fasce non sfalciate, i prati allagati che appunto portano una grande biodiversità. Altri interventi sono stati realizzati in boschi umidi con presenza di garzaie oppure nella zona delle colline novaresi ci si è rivolti ad un habitat normalmente appunto non particolarmente ricco di acqua che sono i vigneti ma dove sono presenti delle piccole pozze che appunto possono supportare anche in questo caso la biodiversità. Da ultimo, anzi ma comunque è l'elemento chiave, il reticolo irriguo che ha visto proprio degli interventi specifici sia per diversificare proprio all'interno della rete irrigua creando degli habitat per la fauna sia nelle aree contermini a questi canali dove sono state realizzate delle nuove zone umide. La marcita è la testimonianza dell'agricoltura contadina della Lombardia. È nata fin dal Medioevo, ci sono documenti che risalgono addirittura al 1200. E ci è stata tramandata, è arrivata fino ad oggi con molta fatica. È un prato stabile, è un prato che quindi d'estate non fa altro che produrre fieno per l'alimentazione dei bovini da latte. D'inverno avviene la sua trasformazione. Il camparo, l'agricoltore conduttore della marcita, allaga e sommerge la marcita per due mesi, tre mesi in maniera continuata. Questo impedisce al terreno di gelare in inverno quando le temperature sono basse e quindi consente la crescita dell'erba, erba che una volta si usava per l'alimentazione dei bovini. Oggi purtroppo questo è un po' in disuso, anzi molto in disuso, sta per essere un po' recuperato, però in realtà dal punto di vista faunistico e per il discorso della capacità di ricarica delle falde, la marcita rimane comunque un sistema culturale importantissimo per la nostra agricoltura e il nostro territorio. Ci troviamo all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Siamo intervenuti con interventi di miglioramento forestale, interventi sostanzialmente di conservazione degli habitat, con il contrasto a quelle che chiamiamo specie esotiche a carattere infestante. Sono specie particolarmente competitive che, diciamo così, tolgono spazio alle specie autoctone proprie del patrimonio forestale del Parco del Ticino. Questo intervento mira ad avviare un processo di arricchimento vegetazionale dei boschi planiziali in riva al fiume Ticino. La frog pool è una struttura che viene creata lungo le sponde di questi ambienti che di solito sono molto omogenei, sostanzialmente creando delle piccole vaschette, delle lanche laterali tra la riva e l'argine, in questo caso di legno già preesistente. Si vengono a creare quindi delle piccole pozze di acqua non troppo profonda che sono ambienti favorevoli alla riproduzione degli anfibi che quindi tenderanno a colonizzarla e a riprodursi e deporvi anche le uova nella stagione primaverile. Il monitoraggio delle componenti biologiche, della biodiversità in genere,
è un aspetto fondamentale a mio punto di vista per un progetto di questo tipo, perché sostanzialmente consente di dare la parola in realtà a quelli che dovrebbero essere i beneficiari di questi interventi, ovvero gli elementi naturali, e capire se gli interventi che sono messi in atto hanno avuto in effetti un riscontro positivo, incrementando la biodiversità e tendenzialmente di conseguenza incrementando anche il cosiddetto capitale naturale. In questo caso stiamo effettuando un censimento della fauna ittica utilizzando l'elettropesca, una tecnica di campionamento non distruttiva che consente al termine dell'analisi di reimmettere nel corso d'acqua la fauna ittica viva. Il monitoraggio in questi progetti viene fatto normalmente in due momenti, prima degli interventi in modo da stabilire lo status quo e vedere quali sono gli elementi di criticità, gli elementi di pregio dal punto di vista naturalistico delle aree dove si va a poi intervenire, e successivamente alla realizzazione degli interventi, in modo da andare a verificare quali sono stati, per quanto è possibile nel breve tempo del progetto, gli effetti positivi. In realtà sappiamo tutti che gli effetti positivi spesso lo si vedono lasciando passare alcune generazioni dal punto di vista degli animali e delle piante, quindi spesso quello che ne vediamo è sicuramente degli spunti incoraggianti di successo, ma sicuramente il beneficio più grande di questi progetti verrà probabilmente reso visibile negli anni successivi, quindi nell'arco di anni che vanno da 2, 3, 4, 5, anche 10 anni.